praticamente ho lavorato alla paritaria per 16 anni e a agosto è venuta fuori questa storia che praticamente dovevo lasciare il mio posto, che era un posto ormai diciamo che non me l'avrebbe tolto nessuno perché era mio, e ho dovuto cambiare perché non potevo scegliere diversamente. Se avessi scelto di non prendere questa strada sarei stata depennata dalle GAE. Cittadini di serie A e di serie B, questa la denuncia forte dei sindacati CGIL e UIL, quelli che sono in piazza di fronte alla prefettura del settore scuola, una manifestazione condivisa anche dalla CISL ma che ha scelto di non essere presente in piazza. Questi insegnanti si sono sentiti dire lo scorso 20 dicembre che il loro posto di ruolo non era sostanzialmente più valido. Dopo il DPR del 25 marzo del 2014, che riconosce al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è abilitante a tutti gli effetti, alcuni studi legali d'Italia hanno impugnato la sentenza. A seguito di queste impugnazioni dinanzi al TAR, i primi giudizi del TAR appunto furono positivi a tutti gli effetti, come se non avessero proprio letto la cosa, perché hanno cambiato totalmente di parere poi successivamente. Quindi le prime sentenze definitive hanno immesso in GAE senza alcuna riserva tutti quei ricorrenti. Successivamente, molto probabilmente su pressione del governo, il TAR cambia totalmente indirizzo sull'argomento e passa la palla al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato non emette più delle sentenze definitive, ma emette delle semplici ordinanze cautelari con le quali lui dice: sì, io vi do la ragione, vi immetto nelle GAE, ma con riserva, cioè in attesa della sentenza della plenaria, quella che è arrivata il 20 di dicembre. E la delusione è tanta perché ci ritroviamo a un'età che avremo bisogno di stabilità, e ai nostri tempi c'era quel diploma lì, non ci richiedevano di avere una laurea. Ecco, insomma, si parla sempre di, come dire, garantire comunque una continuità educativa che è importantissima per i bambini, per gli alunni, per gli studenti. Come si garantisce però questa continuità? In questo modo non si garantisce, perché i bambini li vediamo magari 2 mesi, poi dopo ci mandano a casa per dei decreti, per delle leggi che secondo noi sono ingiuste, perché fino ad ora la scuola l'abbiamo portata avanti noi, e se siamo idonei per fare le supplenti penso che siamo idonei anche per fare le insegnanti di sezione.